Ciao a tutte ragazze e benvenute nel mio nuovo video. Oggi realizzerò insieme a voi il trucco che sto indossando e che vi mostro subito più da vicino. Come vedete è uno smokey viola glitterato che ho realizzato all'interno di una collaborazione con altre ragazze qua su YouTube dedicata ai glitter. Per cui ciascuna di noi realizzerà un video con i glitter come protagonisti. Le ragazze che mi hanno chiesto di collaborare con loro sono Sweetella92, Make Up Bellezza, Katy Make Up Dream, 77 Piga, Angelo Demoniaco 11, Fedi Kitty, Azup Up Mary, Dea Patti, Simply Beauty Make Up ed Eli in Wonderland. Vi lascio nell'info box i link ai loro video, andatele a vedere perché sono tutte quante ragazze molto simpatiche e soprattutto molto brave. Io adesso ragazze vi lascio al tutorial vero e proprio, ditemi cosa ne pensate nei commenti. Vi mando un bacione e ci vediamo presto al prossimo video. Ciao a tutte! Come base per questo trucco utilizzo l'Eyeshadow Primer Potion della Urban Decay. Dall'ombretto Irresistible Purple 02 della Essence prelevo con il 239 di MAC un po' del colore viola e vado ad applicarlo su tutta la palpebra mobile. Con il pennellino 217 della MAC, sempre prelevando un po' del colore viola, vado a creare la sfumatura sulla piega dell'occhio. Con il pennellino a lingua di gatto della Mary Cosmetics prelevo il colore più chiaro del duo e vado ad applicarlo come illuminante sull'arcata sopraccigliare. Raffino ora la sfumatura col 224 di MAC e in parte amalgamo il viola con l'illuminante. Per intensificare il colore bagno il pennello 239, prelevo un po' del colore viola e vado a tamponarlo sul colore precedentemente applicato in modo da far risaltare maggiormente sia il colore che il glitter. Con il pigmento della Essence 01 Studio 54, molto glitterato come vedete, vado a glitterare l'illuminante. Con il Cajal della Deborah Milano, che tra l'altro non mi piace perché scrive poco, delineo la rima interna inferiore e superiore dell'occhio. E con l'Exaggerate Eyeliner della Rimmel London vado a tracciare una linea nera di eyeliner. Applico ora il Volumizing Mascara Black della Relastin e poi do una sporcatina col colore viola alle ciglia inferiori. Per il trucco viso utilizzerò il solito fondo minerale della Mary Cosmetics in versione crema colorata mischiando un po' di polvere con la crema idratante. In questo modo avrò magari meno coprenza ma la pelle risulta più idratata. Utilizzo la polvere libera con la Ibuki per il contorno occhi
e delineo le sopracciglia utilizzando la polvere più chiara con il kit della Essence. Ora un pochino di blush, sempre il gem della Neve Cosmetics. Per le labbra ho scelto di applicare nuovamente il rossettino gloss 817 della Kiko, che a mio parere si accompagna bene ad un trucco occhi piuttosto intenso sui toni del viola. E questo è il risultato finale.